Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Mario Ragazzoli, siamo ritornati su Clash Royale, ragazzoli. Come potete vedere dall'ultimo video che ho fatto dopo sboccata leggendaria, sono salito un botto di coppe, sono nell'arena 7, ragazzuoli. Più avanti porterò anche chest opening, cercherò di tenere le ceste, diciamo, tutte sbloccate e poi aprirle in un singolo giorno, ragazzuoli. Per questo video, ragazzi, vi ricordo di lasciare 40 like per un prossimo video su Clash Royale. Ragazzi, volevo farvi vedere il deck che sto usando di più nelle 2v2, quindi nelle partite veloci. Questo deck qua, dove c'è il principe nero che ho trovato oggi, ragazzuoli, me è andato pure gratis. Questo deck lo uso nelle 2v2, invece nelle battaglia uso questo deck qua, ragazzi, con anche la strega notturna, il P.E.K.K.A., poi vabbè, la Valchiria e questi qua. Questo deck in teoria ti permette 100% di vincere, ma non sempre, ragazzuoli, in teoria adesso. Iniziamo facendo una bella 2v2 con il terzo deck, quindi dove c'è il principe nero. Ragazzi, visto che i matchmaking di Clash Royale sono un po' lenti, vi consiglio di fare così. Appena lo avviate, annullatelo subito e restartatelo. In teoria in 10 secondi dovrebbe andare subito, vediamo un po'. In teoria ci dovrebbe mettere molto di meno a startare, ragazzi. Vediamo un po' adesso. Allora, vediamo un po'. Occhio dove metti i piedi, vabbè. Comunque ragazzi, troppo, ecco, finalmente sono un po' lenti, anche, anzi troppo, anche troppo, dovrebbero startare subito. Ok, mio compagno è messo bene anche di carte, c'è anche il mastino lavico, ci sta. Io vorrei pushare, ok, lui ci pusha una bella strega dalla parte di sinistra, vediamo un po' noi cosa potremmo fare. Allora io proverei a buttare il barile barbarico, solo per togliere gli scheletrini, ok, e buttare questo qua, anzi no, e proverei a pushare un attimo di qua col principe nero. Così, provare così. Allora, intanto lì stanno cercando di buttare giù la Valchiria. Intanto lì tanto danno stanno facendo. Perfetto. Teoria non dovrebbero toccarci la torre, solo forse lui. E appunto, sì, ma di un tocco. Intanto la torre gliel'abbiamo fatta. Ci sta. Ci sta. Io proverei a pushare, sì, di tutto, raga. Butto di tutto. Anche la leggendaria ci ho buttato. Vediamo un po' cosa si riesce a fare. Ahia, ci hanno tirato le frecce, però che ci hanno tolto gli scheletrini. Ragazzi, proverei a buttare adesso i goblin e di nuovo quello barbarico più il diciamo la mongolfiera delle ossa, diciamo, io la chiamerò così. Allora, ragazzi, proverei a buttare per adesso anche acqua. E qua, ragazzi, no, come ha abbandonato lo scontro? Vabbè, ragazzi, intanto siamo già avvantaggiati, quindi potrei farcela. Anche se, ecco, qua in teoria dovrebbe toccarmi leggermente la torre due volte. Ok, in teoria ragazzi io qua mi metto a pushare. Questo è il mio compagno, guardate che belle carte che c'aveva, deve proprio abbandonare. Allora intanto, mamma mia, quei danni sono buoni. Perché dice grazie? Ah, Valkyria là ci fa tipo 3 danni, anche io 2. 2 danni. Ok, il terzo non ce l'ha fatto. Meno male ragazzi, io mo ci vado il push pesante alla torre centrale, ragazzi. Però dai, compagno che mi abbandona, dai, una cosa che non si può vedere. Allora arrivo a 8 e pusho. Cuscio pesante. La butto il cuscio di drago. Poi butto la leggendaria. Aspettiamo che si carica il barile delle ossa. Ah, in teoria hanno messo quello del fuoco. Però ce la si può fare. Hanno messo i domatori di cinghiali. Devo per forza mettere questo. Potevo anche caricare gli scheletrini, ma non sono riuscito. Ah, qui c'è quello. Ok. Vabbè, intanto qua gli scheletrini. Secondo me mi lancia le frecce. Lo sapevo. Io ci metto questi. Poi invece quello lì mi sta pushando malissimo, gli metto questo, però colpisce la mia torre, ragazzi. In svantaggio però non me la fa, quindi butto il spaccamuro, quindi un altro gigante, dai. Allora sta facendo apposta, ragazzi, lo stanno facendo apposta. Secondo me anche lui è da solo, ma io non mi fido, ragazzi. Gli sgherri, qua forse mi fa la torre, ma non voglio. Quindi, boh, metto gli arcieri, questi qua, non so proprio arcieri, goblin arcieri, diciamo. In teoria se non mi fa la torre è mia. No, secondo me me la fa l'ultimo. Me la fa l'ultimo, 100%. Oh mio Dio, ragazzi, c'ha pochissima di vita. Io direi di pushare al centro. E la vinciamo. E niente, ragazzi, 2v2 da solo contro 2, la vinciamo. Potevo fare anche la torre centrale, però ci sta. Una corona per noi. Anche baule oro ci sta. Ragazzi, proverei adesso ad andare a fare una bella singolo. Ci provo, ragazzi, ci provo con questo qua. Proviamo ad andare a vedere. Allora proviamo. Allora vediamo un po. Andiamo a fare una bella battaglia singolo. Allora ragazzi, questo deck in teoria ce la dovrei fare a vincere anche questa. Siamo contro un giapponese. Proviamo un po'. Ah, ci butta il golem che pesa 8 di elisir se non sbaglio.
Anche quello è molto potente, mi tirerà le frecce o qualcos'altro. La torre gliela sto indebolendo tantissimo. Tanto quando si sta avvicinando la torre gliel'ho fatta. Butto questo, ragazzi, mi spiace, ma mi sa che mi hanno fatto la torre anche loro. Qua ci butta la Valchiria. Però quello sgherrino là mi sta un po'. Sì, ragazzi, mi hanno fatto la torre, mi hanno fatto la torre. Guarda, 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 guarda. È riuscito a farmi la torre. Dai, un colpo. Menaglie, menaglie, che co. Vai. Anche questo forse mi fa la torre, eh. Vediamo un po', oh, quello lì, anche quello lì è forte, no ragazzi, questo qua mi fa la torre, mi fa la torre, mi fa la torre. No, invece scherzavo, scherzavo, 210 di torre, 210. Proverei ragazzi con la strega, questa qua leggendaria, strega notturna. Proviamo, proviamo. Vediamo un po', ma intanto qua non vado a sprecare Elisir, perché il problema è che c'è solo questa. Ho fatto la torre. Te ragazzi devi fargli la torre destra, in teoria dovrei fargli per andare in vantaggio. Proverei a buttare questo qua, vediamo se riesce a indebolire lo sgherro. E poi ragazzi niente, cuccio di drago qua. Proviamo un po'. Mettiamo gli scheletrini qua, vediamo. Ci ha buttato in noi il golem. La torre l'abbiamo fatta, eh. Torre, eccola qui. Però mi preoccupa qui, mi preoccupa qui. Vorrei fare questo che così ragazzi spawna anche i pipistrelli e dobbiamo fare più danno. Butto anche questa. Vediamo un po'. Ragazzi qua ci hanno buttato tutto. Attenzione, io spero raga, spero. Oh, cucciolo di drago io butto anch'io. In teoria dovremmo essere in vantaggio. Niente, mi hanno buttato giù tutto. E butto l'orda di scheletri proprio addosso. Eppure la strega notturna. Doro di nuovo questo, ma in realtà è morto, raga. È mortissimo, io voglio spawnargli il pecca, raga. Il pecca. Aspetto che uccidano questi, aspetto che uccidano questi. Butto il pecca, attenzione, butto anche gli spiriti del fuoco che vanno a indebolire lo sgherro. E poi gli butto niente, il barile d'ossa. Vediamo un po' cosa possiamo fare. Secondo me è vinta. Ragazzi, questa secondo me è vinta, è proprio un pushing pesante. Eh sì, è vinta, raga, è vinta. Vediamo un po'. E andiamo ragazzi, tre corone ragazzi. Sto per dire coppe, vabbè. Tre corone, vediamo. Più 30 coppe ragazzi. Forse sono salito di livello, diciamo. Vediamo un po'. No, sono arrivato a 60. Non so se salgo, forse no. Penso proprio no. Vediamo un po'. Ok, mi fa sbloccare. Ragazzi, tra i maialini e i tre moschettieri. Secondo me io scelgo i maialini, ragazzi. Che sono già da migliorare, ci stanno. Vuoi riportare a livello 4, appunto. Qua nel clan. Non c'è nessuno, io proverei a fare un'altra battaglia normale. Ci provo, ragazzi, proviamo a farla. Io spero di vincere anche questa, raga. Spero di vincere perché con questo mazzo secondo me si può vincere tutto. Allora, questo qua, ok, penso sia un russo dal nome. Io proverei a buttare una piccola scarica qui, solo per indebolire leggermente la torre, ragazzi, a portarla a 1974. Poi proverei con gli spiriti del fuoco, lui ha portato la Valchiria, attenzione, una Valchiria e gli butto anche questo. Per la Valchiria secondo me è meglio buttarli. No, in realtà proviamo a fare una cosa del genere. Così. Proviamo a fare così. Ah, anche i maialini mi ha buttato. Anche i maialini. Li depotenzio tutti, ragazzi. Ok, perfetto. Ok, ragazzi, mi sono praticamente quasi salvato. Allora lì c'è lo stregone. Però non so, quello è il vero problema. Io provo a buttare questa. Io provo a buttare questa, raga. Forse ce la faccio, forse ce la faccio. Forse ce la faccio, vediamo un po'. Allora, vediamo un po'. Ok, la Valchiria, ragazzi, forse muore. Ragazzi, i pipistrelli quando muore la carta leggendaria della strega sono fortissimi. Gli ho fatto la torre, secondo me è meglio pushare al centro. Gli butterò un bel pecca gigante, ragazzi, con gli scheletrini. Vediamo un po' se riesco a fargli qualcosa. Ragazzi, mi ha indebolito un po' le torri, però non sono molto. Non mi ha indebolito di molto, diciamo. A differenza mia, che gliel'ho proprio devastata la torre. Quindi butterei il pecca. Ah, qua mi butta questi. Qua mi sa che mi fa la torre. Qua forse mi fa la torre. Non me la fa la torre, attenzione. Mamma mia, gli scheletrini. Oh, attenzione, no, ti prego, ti prego. Sono quasi salvato il pecca, ragazzi. Dai, fagli quei danni, perfetto. Mamma mia, ragazzi, mo come li pusho. Mo come pusho. Ma no, raga, mo come pusho, mamma mia.
scheletrini, torre fatta ragazzi. E niente ragazzi, io concluderei il video così ragazzi. Se vi è piaciuto questo video, ricordate di lasciare tanti like per un nuovo episodio, vi ricordo di lasciare 40 like, iscrizione e commentare, più 29, no raga, ma qua stiamo andando oltre. Oh, ricompensa successiva, ci sta un botto. Le emote, no, nel prossimo video ragazzi la sbloccherò ragazzi. Quindi noi ci vediamo al prossimo video, bella boys.